Valli Cipriani, sindaco di Montefiore Conca, appena neoriconfermata, con quanti voti? Un grande plebiscito, sindaco, mi dicono. Esatto, proprio così, 649 voti, il doppio dei miei due avversari, mai ci fu un consenso così grande come quello che ho avuto io dal primo sindaco che fu eletto. Ecco, una bella soddisfazione immagino, ma soprattutto un ottimo lavoro quello che è stato svolto, e adesso si riparte alla grande perché siete già al lavoro con la sua squadra di due assessori. Esatto, la squadra è ridotta perché le leggi sono cambiate, anziché quattro assessori ne avrò solo due, ma il lavoro sarà lo stesso, però più gravoso. Quest'anno è una rocca di luna molto particolare. Sì, è una rocca di luna diversa, con un tema diverso, è una rocca di luna dedicata a tutte le donne. Una rocca di luna infatti che viene ispirata alla donna, questa musa che tanto ha fatto dire, parlare poeti, musicisti e quant'altro. Esatto, infatti il tema è proprio donna che illumini la luna. Parleremo di tante donne famose, ma parleremo di tutte le donne. È un inno alla donna in tutte le sue forme e in tutti i suoi sentimenti, in tutte le sue manifestazioni d'affetto. Abbiamo avuto un ricordo a Marilyn Monroe, parleremo di pillole dantesche, quindi di Beatrice, di un'immagine angelica della donna. Parleremo, come abbiamo fatto ieri sera, anche di Mia Martini. Tante donne, ma soprattutto anche tanta voglia di fare e soprattutto tanta voglia di far conoscere la sua bellissima rocca, una rocca malatestiana, che in questo modo si riesce a conoscere in tanti punti che a volte magari rimarrebbero un pochino più oscuri. E invece lei ha messo dei punti musicali proprio in tutti gli angoli, anche quelli più segreti di questa splendida rocca che, ricordiamo, Montefiore Conca è uno dei borghi più belli d'Italia, è proprio stata riconosciuta con questa edizione. È vero, proprio così. Abbiamo cercato di fare spettacoli nei punti più strategici, quelli che offrono i panorami più belli e quelli che molte volte non sono poi rappresentati nelle guide tradizionali. La rocca la conoscono tutti, ma ci sono degli angolini di Montefiore che molti visitatori non hanno ancora scoperto. Per chi volesse venire quando non ci sarà Rocca di Luna, ma volesse venire a vedere questa splendida struttura, vogliamo ricordare che al suo interno c'è un museo. Sì. All'interno della rocca c'è un museo dedicato a tutte le ceramiche restaurate durante l'ultimo grande restauro della rocca. Furono ritrovate in questa fossa del butto del vasellame, delle ceramiche che allora venivano buttate, sono state poi rimesse a posto dai ceramisti di Faenza e oggi riempiono un bellissimo museo che è disposto su due piani all'interno della rocca. Anzi, il museo è stato proprio pochi mesi fa trasformato da temporaneo in permanente. Questo vuol dire che rimarrà per sempre dentro la rocca. Sindaco, si riparte alla grande nei prossimi mesi. Cosa ci attenderà qui in rocca dopo Rocca di Luna? Dopo Rocca di Luna avremo un autunno come sempre ricco di eventi, ricco di artisti e anche di tanta beneficenza, perché noi quasi sempre riusciamo a fare eventi grazie alle sponsorizzazioni di alcune banche, quindi a poter dedicare quello che si può raccogliere e realizzare a chi è ovviamente molto più sfortunato di noi. Tutti i concerti di questa edizione sono dedicati o alla donna o alla luna. Io ho preparato per questa sera un concerto dedicato al tango in Italia con una collaborazione con le danzatrici di Amina, quindi ballo, musica, canto insieme. E poi nei vari angoli ci saranno altri punti musicali, me li vuoi elencare? Sì, abbiamo nella piazzetta del teatro Monia Angeli presenta Donne in Swing, quindi la storia delle donne famose italiane e straniere che hanno cantato questo genere musicale. Buonasera, come bello stare a Napoli e sognare, mentre il cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo va.
Io sono felice che il Consiglio Comunale, su indicazione del sindaco, mi abbia rieletto prosindaco. Sono stato sindaco di 5 anni di questa magnifica realtà. Sono amico, l'ho detto 3 volte, del nostro straordinario sindaco Vallì, e quindi quando c'è Vallì che organizza qualcosa io non posso non esserci. Poi quest'anno abbiamo un'edizione bellissima, qualificatissima, particolarissima di Rocca di Luna. Abbiamo dei cantanti straordinari, abbiamo un direttore artistico fenomenale, abbiamo avuto ieri sera una serata dedicata a Mia Martini, questa cantante eccezionale. Abbiamo potuto ascoltare da 3 cantanti, una più brava dell'altra, i pezzi più noti di Mia e quelli, anche quelli meno noti. Questa sera cambia il repertorio, abbiamo Iskra Mianarini, che è la vocalist di Lucio Dalla, la vocalist numero uno che c'è, ma non soltanto in Italia, e ci sono ancora le cantanti di ieri sera. Direi che è un'edizione di altissima qualità. È sempre un grande onore per me averlo vicino, perché veramente, ha detto una parola giusta, è un mio grande amico e io sono onorata di questo. L'amore che il senatore Berselli prova per questa cittadina è noto e si legge in tutte le sue parole, quindi devono essere onorati tutti i cittadini di Montefiore. Il direttore artistico quest'anno ha fatto veramente cose egregie, ha dato un tocco di novità, di qualità e a sfondo culturale, è una, veramente un direttore straordinario. Che la mattina vanno via e non si lasciano una scia. Tango per ogni donna che per un minuto è stata mia. Nel cortile della Rocca invece leggeranno Dante, ci sarà Piero Calderoni che leggerà Dante insieme al quartetto Malatesta e quartetto d'archi che suonerà Mozart. Sul palco centrale, tra virgolette, perché sono praticamente tutti palchi centrali, quindi all'Arena della Rocca abbiamo il tributo a Lucio Dalla con la vocalist storica di Lucio Dalla, Iskra Mianarini. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, e non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finire dentro ai tuoi occhi. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Io vorrei chiudere con Iskra Mianarini, col sindaco Vallì Cipriani. Chiedo di unirsi anche a noi il direttore artistico Michele Fenati e chiedo una battuta a Iskra, visto che ne ho la modalità di avere un artista, una grande, che ha conosciuto da vicinissimo Lucio Dalla. Cosa avrebbe detto di questa serata ispirata a lui? È già a vedere i fuochi d'artificio, sembra quasi che lui stia con noi, no? Perché è scoppiettante come l'era lui, pieno di luce. Quindi auguro che sia sempre così, una strada piena di luce, quello vorrei augurare a tutti. È una strada piena di luce, luce dei fuochi artificiali, col sindaco Vallì Cipriani? Certamente sì, una strada piena di speranza, ma anche piena di tanto lavoro, di tante energie con la mia amministrazione e di tanta buona volontà, perché in questi momenti così difficili la buona volontà è fondamentale, ma soprattutto è importante l'amore per questi paesi. Bisogna essere nati per amarli. Senza queste persone sicuramente neanche la musica esisterebbe, e poi anche se io sono rimasta sconvolta da un sindaco
cioè che mi ha ringraziato 100.000 volte con un'umiltà e ci accomuna sicuramente questa cosa, non per presunzione, ma l'umiltà fa vedere cose oltre. Grazie a Iskra, grazie al sindaco e grazie a tutta l'amministrazione. Questa è stata una bellissima festa e come in poche parti d'Italia sanno organizzare come qui a Montefiore Conca, non so, sanno, perché è stata veramente una bella, bellissima squadra. Hanno ballato tutti attenti alle UPA, hanno riempito il palco. Cioè questo così. È stare insieme, non così, è prendere vero. Distanze. È stato così. Sono, non è così. Ed è stato all'istante. Ed è stato così, all'istante. Bellissimo. Rocca di Luna 2014, diamo l'appuntamento a Rocca di Luna 2015. Questo è Montefiore Conca. Grazie al sindaco, grazie a tutti gli artisti, grazie a Michele Fenati per la sua direzione artistica. Chiudiamo così, ciao. Con i fuochi artificiali.